Antonio Abbadessa, vicepresidente della Polisportiva San Pietro e Paolo, con quale spirito la Polisportiva ha sposato il progetto di unirsi al Termoli 2016? È un progetto che volevo portare avanti già dall'anno scorso, dove abbiamo provato a iscriverci una prima categoria, poi c'è stato qualche malinteso non tanto con i ragazzi quanto con i genitori e quindi l'abbiamo abolito. Però quest'anno siamo ripartiti alla carica perché vorremmo dare una continuazione a questi ragazzi che escono dagli allievi prima che vanno all'università, hanno ancora 2 anni di tempo per potersi divertire, quindi il progetto è validissimo per continuare a farli valorizzare. Che tipo di campionato vi aspetterà in promozione? Io penso un campionato tranquillissimo dove poter far crescere i nostri ragazzi nel giro di 1 anno o 2 anni e continuare con il lavoro del San Pietro a portare ancora merce fresca, tra virgolette, ragazzi che possono ancora continuare e dare una continuità negli anni a venire, fino a che si può raggiungere anche un buon livello con i ragazzi che escono tecnicamente dal settore allievi. Un appello anche ai tifosi per un progetto che è tutto termolese. Io penso che attualmente anche con il settore giovanile i tifosi sono scarsissimi, però la Polisportiva è conosciuta, sono 32 anni che sto io insieme al presidente a fare il settore giovanile con tutte le cose, quindi se vogliono seguire e divertirsi i ragazzi si possono venire a divertire tranquillamente, essendo un campionato che non ha scopo di lucro ma per la crescita dei ragazzi, quindi penso che sia più divertente questa fase, non acquistare giocatori pagandoli e magari poi arrivare a un certo punto non avere neanche più la forza economica e organizzativa per poterli portare avanti.